Federico, oggi sono a Bassano del Grappa per un percorso che ci porterà dal Parco Ragazzi 99 qui a Bassano fino ad Oliero, alle grotte di Oliero e poi al ritorno. Percorso molto bello lungo le rive del Brenta. Oggi parto da quel Parco Ragazzi 99 che è il parco dei bassanesi, un parco importante dedicato nel 1974 dalla cittadinanza alla classe e ai veterani della classe 1899, l'ultima classe di ragazzi a essere chiamata a combattere nella Grande Guerra, nella Prima Guerra Mondiale. Qui dietro di me c'è il sacello votivo con un bassorilievo in bronzo che ripercorre le principali battaglie e i principali eventi che hanno coinvolto questa classe di giovani eroi. Qui collegato virtualmente a questa gigantesca statua in bronzo che domina il paesaggio del soldato in armi che guarda alla Cima Grappa che è di fronte a noi. Vi invito a rimanere con me e accompagnarmi in questa bellissima gita. Piccola brevissima sosta, qui c'è dietro di me c'è la centrale elettrica sul Brenta, qui c'è il Brenta che scorre verso Bassano, siamo in zona Caeritto. Il percorso che facciamo oggi è di circa 25 km, partiamo sulla sinistra Brenta fino a Pove del Grappa, poi si attraversa il ponte, si va sulla destra Brenta e si sale fino ad Oliero. Il ritorno lo faremo tutto sulla destra Brenta scendendo dall'altra parte del fiume. Percorso molto bello, piacevole, con una parte molto avventurosa al ritorno. Restate con me. Sono la chiesetta di San Bartolomeo, lungo la riva sinistra del Brenta. Questo è un piccolo gioiello antichissimo, una delle quelle chiesette che erano collegate agli ospizi e ai punti di fermo di sosta dei pellegrini durante il Medioevo. Quindi questa è una chiesa che ha almeno 1000 anni e di vicissitudini nella sua storia ne ha vissute davvero moltissime. L'ultima in ordine di tempo nel 1966, la grande alluvione. È stata ricostruita con l'impegno degli alpini e adesso rappresenta una chicca in questa posizione del Brenta. Non possiamo entrare perché dentro sono stati posti gli affreschi, una riproduzione degli affreschi antichi, però la chiesa è veramente meravigliosa. E sugli alberi qua attorno ci sono anche degli scoiattoli. Eccolo là!
dietro di me è il ponte di ferro che attraversa il Brenta. Praticamente siamo passati dalla sinistra Brenta alla destra Brenta. Adesso andiamo verso Oliero. Bellissimo il transito sul ponte, è molto suggestivo, molto piacevole. Allora, sto andando avanti in direzione di Oliero. Questa, dove sono ora, è la diga di Campolongo o la diga di Mignano. E questa ferma l'acqua del Brenta, la raccoglie e poi fornisce l'energia sufficiente per la centrale elettrica di Bassano, quindi è un punto importante per la città, costruita negli anni 40. Andiamo avanti, restate con me. Sono arrivato alla spiaggia dei Contarini, dove c'è anche il Beach Grill, che però adesso è chiuso. Ci sono un po' di panchine dove è possibile sedersi e prendere un po' di riposo. Qui scorre il Brenta in un luogo molto bello, molto piacevole, verdeggiante, immerso nella natura, ed è possibile veramente stare molto, fare un po' di spiaggia in questo. Sono arrivato al parco delle Grotte di Oliero. Sulle Grotte di Oliero potremmo scrivere e dire un libro, qui ci accontentiamo, diciamo che sono delle grotte molto famose, importanti, sono delle grotte di origine carsica, formatesi durante l'ultima glaciazione per il peso dei ghiacci sull'altopiano di Asiago, che si è infiltrato nelle rocce e ha creato degli enormi cunicoli e delle enormi spaccature che piano piano si sono ingrandite fino a diventare delle grotte di notevole dimensione. Sono grotte allagate, nella grotta principale c'è un sifone che collega con l'altopiano di Asiago. Le grotte sono visitabili durante la stagione buona con una barca che ti porta fin dentro le grotte, si sbarca all'interno di questa grotta. L'acqua è limpidissima, molto fredda, accessibile anche ai subacquei esperti previa autorizzazione. Le grotte sono più di una, sono il covolo dei Siori, il covolo degli assassini. L'Oliero, che è il torrente che scorre qui a fianco, è il più corto d'Europa e fa una centinaia di metri circa e poi sfocia nel Brenta. È il punto più alto della nostra gita di oggi. Durante il ritorno faremo un pezzo un po' un trek molto ardito. E spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima avventura. Grazie.
sono in vista del ponte degli Alpini di Bassano del Grappa. Il mio giro quindi sta per terminare, è stato un bel giro. Il ponte degli Alpini, monumento nazionale in ricordo delle migliaia di soldati alpini in particolare che attraversarono il ponte durante la Grande Guerra per andare verso il fronte sull'altopiano e sul Grappa. Oggi ha subito poi nel tempo numerose ristrutturazioni, l'ultima nel 2021, e quindi lo vedete nel suo massimo splendore dopo l'ultima ristrutturazione. Io vi ringrazio di essere stati con me, se il video vi è piaciuto mettetemi un like e vi aspetto alla prossima avventura.